Buonasera cari verdastri, questo è un video molto rapido, giusto per dare due o tre informazioni sull'avvenire del canale e anche il mio. Se mi vedete stanco è perché sono appena tornato da lavoro. Ebbene sì, ho trovato lavoro. E questo che cosa significa? Significa che avrò meno tempo per dedicarmi al canale YouTube o comunque a creare i video, non a pensarli, perché comunque avrò dei tempi morti in cui posso pensare cose diverse da quello che sto facendo. Comunque, avrò meno tempo e dovrò anche di necessità cambiare molto probabilmente il giorno di pubblicazione e anche l'orario. Prossimamente vi farò sapere tutto quanto quello che cambierà. Spero cambi il meno possibile. Comunque sia, una cosa che sicuramente cambierà sarà la solerzia nel proporvi video, perché comunque avrò meno tempo. Non che adesso avessi una solerzia immensa, visto che vi proponevo un video alla settimana. Adesso potrebbe essere che qualche settimana salti il video consueto. Però staremo a vedere cosa riuscirò a fare. Dopo averlo fatto tramite post sulla pagina Facebook, il cui link trovate sempre in descrizione ai video, devo ringraziare anche via voce, vis-à-vis, diciamo, anche se non siamo nella stessa stanza, il caro Verdastro che ha pensato fosse importante concedermi una donazione sul conto PayPal che trovate sempre nella descrizione dei video. È stata una bella donazione e ritorno a dire che quei soldi saranno usati solo ed esclusivamente per migliorare l'esperienza che potete passare sul mio canale migliorando i video e proponendovi anche cose che hanno bisogno di soldi per essere realizzate. Che se ne dica, tornerà, perché non avrò problemi a riportarlo sul canale, come anche i controlli ai vasi trappola. Stavolta i vasi saranno muniti di esca, come vi dicevo, e non escludo che possa far partire anche altri video con altri tipi di trappole entomologiche. Ce ne sono di diversi tipi e ognuno prende una gamma diversa di insetti. Per esempio, i vasi trappola riguardano gli insetti che camminano sul suolo. Poi ci sono anche trappole che prendono insetti volatori, che possono essere insetti come mosche o imenotteri, e anche altre trappole che vanno a selezionare, diciamo, le farfalle, falene più che altro. Quindi state in campana perché ci saranno altre novità. Appena ho tempo mi metto a creare, a recuperare delle trappole diverse. La prossima puntata di Do You Know About Pokémon è praticamente pronta, devo solo registrarla e spero di farlo domani. Oltre a Do You Know About Pokémon ci saranno anche altri video di rubriche che già conoscete, con degli argomenti molto interessanti, quindi vi consiglio di stare in campana e saprete quello che succederà solamente nel momento in cui sarete diventati ancora più verdi e dei tardigradi.